Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video sempre dedicato all'uncinetto. Oggi sono qui con una bella creazione, andiamo a realizzare un cappellino bicolor per bimbi. Lo andiamo a realizzare con questa lana qui, che sono allora 130 metri, 50% mohair e 50% poliamide mi sembra, non mi ricordo perché non ho più i cartoncini. Comunque sto utilizzando un uncinetto da 3,5, quindi sì, molto molto piccino, perché il modello che andiamo a fare oggi è molto 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 compatto, però anche molto carino. Quindi cominciamo dalla parte alta, andiamo a realizzare un cerchio. E su questo cerchietto ci andiamo a mettere 8 maglie. Ah sì, questo cappellino ha anche il paraorecchie, che vi farò vedere ovviamente durante il procedimento. Benissimo, una volta che ho fatto le mie 8 magliettine vado a stringere e così ho la parte più alta del mio cappellino. Non è molto facile, non per una questione di modello ma per una questione di manualità, perché sono magliettine super super strette, quindi sarà un pochetto tosta. Insomma, bisogna far combaciare tutto, infilare tutto, è un po' faticoso. Comunque, cominciamo adesso e andiamo a fare le nostre magliettine e andiamo a lavorare da lato a lato. Io adesso entro qui e vado a prendere una magliettina sulla catenella e una magliettina invece... Guardate, una magliettina nella parte esterna, ok? Quindi vedete, un'esterna così e poi abbiamo quella della catenella. Ok, in questo modo finiamo per avere 8 magliettine sopra il nostro uncinetto ed è qui che entra in gioco l'altro colore. Quindi lavorando da questo lato prendo e faccio passare il nuovo colore attraverso le maglie. Vado a fare la medesima cosa anche dall'altro lato. Questa lavorazione da lato a lato la incontreremo molto molto spesso, nel senso che la useremo sempre, finché non arriveremo alla parte del paraorecchie. Torno indietro sempre anche con il nuovo colore. E poi ricomincio. A questo punto noi andiamo nuovamente a rilavorare come abbiamo fatto prima, quindi lavoriamo una magliettina a lato e una magliettina in catena e lavoriamo per metà del nostro cerchio, lasciando tutte le magliettine sopra l'uncinetto. Quindi noi le andiamo solo a prendere, non le andiamo effettivamente a lavorare. Ecco, catenella, adesso ci sta la differenza di colori, quindi è più facile. Laterale bianca.
poi dalla catena laterale bianca, un'altra e poi di nuovo catenella laterale e catenella. Ok, una volta che arrivo alla metà del mio cerchio, vado a prendere e portare all'interno il filo, vado quindi a lavorare le magliettine come le lavorerei al solito. Vado a fare la medesima cosa anche dall'altro lato, vado sempre a lavorare catenella e poi quelle laterali, vedete quando le trovo vicine, bianco bianco, faccio tutta l'altra mezza parte e poi rilavoro come prima e mi lavoro le maglie verso l'indietro. Facciamo di nuovo un altro giro, sempre con la stessa modalità. E adesso, quando i cerchietti, insomma, diventano un pochino più difficili, vado a mettere un fermino per capire bene dove sono. Anche perché il fermino ci fa vedere, comodo anche per vedere la parte media, potete sistemarvelo come preferite, purché vi aiuti. Giro e me ne torno indietro col filo viola. Ovviamente in questa parte sto prendendo tutti e due, sia la magliettina viola che la magliettina bianca. Vedete, di laterali, poi catenella viola. Sta diventando un po' difficile, eh? Laterale, arrivo a metà e poi mi porto dentro tutto. Mi faccio un altro mezzo giro con laterale e catenella, però come potete vedere i laterali mi sono appena aumentati. È una cosa molto visiva, nel senso che questi laterali li si trovano vicini e viene anche abbastanza spontaneo, perché prima da un laterale all'altro c'era più spazio, quindi veniva spontaneo prendere la parte viola. Adesso invece ne abbiamo tre vicini, quindi li faccio tutti e tre laterali e poi invece mi vado a prendere la magliettina viola sulla catenella.
Facciamoci il lato, quindi 1, 2, 3, catenella, di nuovo i bianchi, 1, e continuo comunque in questa maniera. Allora, insomma, adesso lavoro un pochettino per me stessa, faccio bene bene attenzione ai laterali, quindi a prenderli in serie man mano che aumentano, e poi eccomi qui. Allora, che cosa è successo? Evidentemente, si vede anche tantissimo, sono aumentate le magliettine bianche, quindi poi sono andata in serie, se prima erano 3, poi ne ho prese 4 in serie, poi 5 in serie, eccetera, eccetera. Abbastanza, insomma, abbastanza ovvio. In tutto sono 9 giri, che ovviamente hanno sempre lo stesso procedimento, se è soltanto questa accortezza delle magliettine bianche laterali, e in tutto l'ultimo giro misura 80 maglie, perché per ogni spicchio, se lo vogliamo chiamare così, ci sono 10 maglie, quindi si arriva qui che diventano 80. Adesso l'unica cosa che devo fare è, insomma, mantenere questa costruzione finché non arrivo alla misura che voglio, perché adesso sta tutto nel vedere l'altezza del cappellino che voi volete. E ovviamente io ho sempre lavorato da semicerchio in semicerchio, infatti vedete che non sto tornando indietro, mi devo fare tutto il semicerchio prima. Comunque adesso è facile, perché sono 40 e 40, quindi insomma il conto torna anche bene. Allora, io adesso lavoro un po' per conto mio, noi ci vediamo appena raggiungo la grandezza giusta. Ok, ho lasciato sempre lo stesso procedimento, lì vedete attaccata una cosa, ma adesso ve ne parlo. Io sono andata a lavorare fino a 12 cm di altezza, che per me era la misura adatta. Ovviamente voi dovete vedere anche sempre le vostre misure, le misure del bimbo. Quella è la parte importante. In tutto abbiamo 24 giri adesso, e qui che vedete attaccato c'è il paraorecchie, ok? Il paraorecchie che parte a metà dell'inizio e che poi si sviluppa in 8 maglie. Allora, la parte questa qui, voi non avete visto la parte iniziale, ma ve la faccio vedere dopo. Vi faccio vedere intanto un pezzetto di completamento del mio paraorecchio, ok? Come potete notare, io sono andata a lavorare in riga, vabbè, questo già lo sapete, mi sono fermata, e poi ogni volta che tornavo indietro andavo a portarmi dietro 2 maglie, così facevo la riduzione, vedete qua mi scende, facevo la riduzione, poi mi andava super bene, no? Perché ovviamente mi viene proprio la forma del paraorecchie, non viene una cosa dritta brutta, bensì una cosa circolare. Quindi io arrivo fino alla fine. Poi chiudo attraverso 2 attraverso 2. La parte delle 2 maglie avviene nella parte della costruzione, però, non nella parte della indietro. Quindi ora vi faccio vedere, aspettate. Vedete qui, io vado a prendermi le mie 2 magliettine per la riduzione, quindi le prendo entrambe con l'uncinetto. Poi tiro dentro, zac, così, e me ne torno indietro. E così riduco.
come potete vedere, io la riduzione me la sto facendo, insomma, ben bene. Qui sono arrivata alle ultime 5 magliettine. E ho deciso che con le mie ultime 5 magliettine concludo anche il paraorecchie. Ok, una volta concluso il paraorecchie, questo lo facciamo andare via e vi faccio vedere come l'ho avviato comunque, perché questo sì, l'avete già visto praticamente mezzo fatto, e vi faccio vedere intanto da di là come avevo cominciato. Poi comunque la parte finale di questo lavoro noi l'andiamo a vedere in un altro video. Allora, che cosa faccio io? Ovviamente vado a contarmi le magliettine che ho dal centro, da dove avevo messo la maglia centrale, quindi sono in tutto 9. Poi queste 9 ovviamente lascio le 9 di qua, che sono quelle dello spazio, e poi mi lascio anche la lunghezza di tutto il paraorecchie, che sono in tutto 17. Io prima mi sono sbagliata, ho detto 8, perché ho pensato 8, 16 e ho fatto la divisione, però sono 17 le maglie del paraorecchie, quindi scusate perché mi sono sbagliata. Adesso vado a farmi 17 maglie di lunghezza per il mio paraorecchie. E qui controllo che ne abbia effettivamente lasciate 9. Top, fatto, benissimo. Adesso io me ne torno indietro, mi faccio la prima riga. Perfetto, e poi comincio a lavorare proprio come ho fatto prima. La prima l'ho iniziata prendendo 2 magliettine e chiudendole assieme. E poi ovviamente sono andata avanti. Ovviamente adesso, per essere simmetrica, la chiusura deve partire dal lato opposto. Difatti avete visto che ho portato le magliettine, le ho portate di là. Comunque questa era la prima parte del nostro cappellino. Vi invito a vedere anche la prossima parte, che uscirà a breve con anche insomma gli altri movimenti e le altre parti, la parte finale, anzi, che è quella del paraorecchie. Nel frattempo vi invito a lasciare like, lasciare un commentino e condividere il video con i vostri amici. Vi ricordo inoltre di iscrivervi, perché qui faccio molti video simili, sempre dedicati all'uncinetto e al lavoro a maglia. Ciao!